Era diventato il simbolo del sisma per Antonio, il bar chiuso con insegne staccate e nastri bianchi e rossi a delimitare l'area. Ora però quell'immagine resta solo un ricordo. Luca Rometti è tornato dietro al bancone del suo bar, l'attività non è più in piazza, ma a qualche centinaio di metri di distanza. Il locale è un po' diverso da quello che aveva, ma resta uguale la voglia di far sentire a casa clienti e amici. Anzi, così ieri sera c'è stato il taglio del nastro e da oggi il bar Katia torna in piena attività. Non mi sono arreso perché 29 anni de bar, quindi onestamente è la mia vita. Quindi poi sono stato 4 mesi ringraziando Dio, ringraziando la Terex che appena ho finito il lavoro, è successo con il terremoto, mi hanno assunto un Terex, no? Quindi ho avuto uno stipendio per poter andare avanti. Però io già gli avevo detto che se trovavo il locale, se trovavo le condizioni, volevo riaprire. E difatti è stato un po' un problema perché per Antonio trovare un locale, no, per Antonio non era semplice perché dopo l'evento sismo, e quindi si è liberato questo e dopo abbiamo cominciato a rimetterlo a posto e sistemarlo e quindi piano piano, mentre ero in Terex finivo lì, se veniva qui a pulire, poi piano piano. Sembra come l'esame, il primo esame della scuola, come ripartire da capo, dopo 30 anni ripartire da capo, perché sembra, però è tutto nuovo, nel senso che nuovo l'ambiente, nuovo magari anche mentalmente. Un ulteriore segnale che gli abitanti di Pierantonio sono più forti del terremoto e che il loro attaccamento a questa frazione è ancora più profondo di qualsiasi crepa che il sisma possa mai creare nelle loro abitazioni o nei loro negozi.